Buonasera, professore. Buonasera. Allora, cosa mi ha portato? Due biglietti per il teatro. Riccardo III di Shakespeare, in platea. Riccardo III. Ma non è che mi interessi molto, sa? Ma su, è con Massimo Ranieri. Ah, con Massimo Ranieri. Vabbè, senta, in cambio le posso dare due pomodori, 3-4 patate, 3-4 zucchine e due mele, eh? Ma non le sembra un po' poco? Io l'ho pagata 40 euro, presa dalla mia carta. Sì, però se volevo i biglietti andavo direttamente in biglietteria, io non crede. E poi, se non le va bene questo baratto... E ci andrei volentieri, ci andrei. Ma tra mutuo, condominio, tasse da pagare, non ho neanche più i soldi per comprare le zucchine. Sono anni che aspetto gli aumenti di stipendio, dal 2009. Va bene, accetto, tenga questi biglietti, però almeno mi aggiunga un po' di prezzemolo, che stasera devo fare l'arrosto. Però i soldi per l'arrosto ce li ha, eh. Magari, mi è costato un anno di abbonamento alla rivista Le Scienze che ho portato al macellaio. Grazie. Povero professore. Due braccia rubate alla cultura. Articolo 12,1. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, è istituita nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 3, la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo. La carta, del valore nominale di 500 euro annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, di pubblicazioni e di riviste, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento, a corsi di laurea, master, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali.